Cilento Delizie, la grande manifestazione che rese famosi i ceci di Cicerale, si rifarà nel 2020. Ad annunciarlo ai nostri microfoni il primo cittadino ciceralese Gerardo Antelmo, orgoglioso per questa notizia, essendo lui l'ideatore del brand dei ceci nel lontano 1998. Il sindaco ha annunciato che l'evento si rifarà grazie ad un finanziamento della Regione Campania di 45.500 euro e che il progetto è in fase ultimativa. Inoltre Antelmo ha parlato anche del nuovo format che adotterà Cilento Delizie, infatti sarà diviso in due edizioni, di cui una si terrà a giugno e l'altra sarà per il periodo invernale. Io 20 anni fa ho creato i ceci di Cicerale, il brand e il marketing sui ceci di Cicerale l'ho fatto io da un'amministrazione nel 1998, quindi mi sta particolarmente a cuore questo argomento e tutto ciò che ruota nel settore dell'agricoltura e dei ceci in particolare, che sono un po' insieme con i fichi del Cilento e con l'olio extravergine d'oliva Cilento dopo, sono un po' il fiore all'occhiello del nostro territorio e anche della nostra piccola microeconomia che si genera. Ebbene, noi abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Regione Campania di 45.500 euro per rifare la grande manifestazione che lanciò appunto i ceci di Cicerale, per rifarla nel 2020, Cilento Delizie. Stiamo quasi in fase ultimativa per presentare il progetto particolareggiato. Ci sono state delle difficoltà in regione da questo punto di vista, perché per una serie di interpretazioni del bando che aveva portato alla riduzione da 70.000 a 45.500, ma io penso che nel breve termine la regione assumerà una decisione. Appena sarà fatto questo, imposteremo una grande iniziativa Cilento Delizie, che si dividerà in due parti, diventerà a fine primavera, inizio estate, la realizzeremo a giugno, sarà cambiato il format e poi ne faremo un'altra in inverno, come avevamo già annunciato, Cilento Delizie inverno, e che consente, una sostiene l'altra. Il sindaco non si è soffermato solo su Cilento Delizie, ma anche sui risultati dei ceci di Cicerale, parlando di domanda che supera l'offerta e definendoli assolutamente nell'attualità delle eccellenze. Ovviamente l'obiettivo è quello della spinta dei ceci di Cicerale, che sono un po', ripeto, la nostra coltura d'eccellenza, ripeto, insieme con l'olio extravergine d'oliva DOP Cilento e i fichi del Cilento DOP. Però insomma, proprio da me, che tanti anni fa ebbi l'intuizione di rivalorizzare questa antica produzione, voglio dire, ci si può aspettare che sicuramente investiremo e potenzieremo questa attività. I ceci di Cicerale oggi sono diffusi in mezzo mondo. Parlavo qualche giorno fa con un ristoratore molto importante di Hong Kong, che mi ha chiamato, dice: sindaco, avrei bisogno di un po' di ceci perché non si trovano. C'è una produzione che è sicuramente inferiore rispetto a quella rispetto alla richiesta, una domanda che supera l'offerta. Sicuramente, insomma, potenzieremo ulteriormente questa promozione dei ceci, ma mi pare che a livello internazionale e a livello nazionale siano assolutamente nell'attualità del paniere delle eccellenze italiane.